Buonasera a tutti, io come ho detto oggi andavo a fare questa sera un'altra ricetta. Oggi, come avete potuto vedere, ho messo a restare delle melanzane, due melanzane, levate alla buccia, tagliate a metà e fatte a tocchi e messa a restare in acqua fredda con sale nell'interno fino a farle diventare proprio cotte cotte. Poi le ho scolate, le ho strizzate e ora eccole qua. Per fare queste coppette alle melanzane occorrono questi ingredienti: un uovo, una mozzarella, una grattugiata di parmigiano, pepe, un goccio di latte per rendere morbide le polpette, pan grattato, un paio di fette di mortadella e un paio di fette di arrosto, di pollo, di tacchino, come volete voi. Allora, comunque io qui per prima cosa vado a mettere l'uovo. Metto tutto insieme, metto l'uovo, poi metto mozzarella, tagliata a cubetti, anche grossolana, non fa niente, tanto poi le polpette si scioglie. Questa l'ho fatta scolare prima. Vado a inserire nelle polpette, poi metto una grattugiata di parmigiano, poi metto il pepe, un po' di latte, il sale non lo metto perché già l'ho messo quando ho lessato le melanzane. Vado a mettere le due fette di mortadella, ritaglio ancora. E inserisco nelle polpette. Poi taglio due fette di arrosto. Ecco.
cucciolino e poi ritagliato. Poi fatto ancora più piccolo. Anche questo inserisco nelle pipette. Metto pan grattato. Ed inizio a tostare. Poi vi regolate il pan grattato, se sono troppo morbide mettete ancora pan grattato. Se le sentite belle consistenti, allora no. Quindi sono morbide, metto ancora pan grattato. Ora comincia a sentire la consistenza. Comincia ad andare bene così, eh. Ora così va bene. Vedete? Deve uscire un impasto bello consistente, non mollo, non mollo. Metto un po' di pan grattato nel piatto. Poi prendo un po' di impasto mo morbide, non sono come quelle di carne che sono più dure, queste sono un po' più morbide e passate nel pan grattato. Così devono venire. Poi potete fare come volete, più piccole anche, eh. Me le faccio così. Poi pangrattato. Le acciaccate un pochino, le appiattite e le ricompattate un pochino così. Tenete pangrattato e girate un pochino e le mettete sopra di un piatto. Così via di seguito con le altre polpette, eh. Eccolo così, passato al pan grattato,
e via di seguito con tutte le altre polpette. Allora, queste sono le polpette di melanzana che ho finito di impanare. Con due melanzane sono uscite 9. Le ho fatte un po' grandi, ma potevano uscire anche qualcuna di più. Ora vado ai fornelli a friggere. Io qui già ho acceso l'olio prima, sta quasi arrivando a temperatura. Adesso vado a immergere le polpette. Vediamo se è pronto l'olio. Sì, è pronto. Allora possiamo continuare a friggere. Io sto usando olio di girasole. Ora vediamo se si sta migliorando. Sì. Cominciamo a girare. Devono uscire dorate. Poi vado a mettere su un carta da cucina per far asciugare l'olio. Io l'ho lasciato a fiamma alta. Un po' per girarlo di nuovo. Ecco, adesso un'altra girapina. No, questo ancora no. Mettiamo ancora un pochino, questo qui. Aggiungiamo di nuovo, poi si possono anche tirare su. Adesso un po' la fiamma.
già sono pronte. Spengo. Allora vado a tirare su. Ecco qua. Allora. Signore, le polpette sono pronte. Avete visto? Ci vuole poco a farle, eh? L'importante è lessarle, farle a tocchi e lessarle fino a che non sono proprio cotte cotte. Ci mettete il sale in acqua fredda, poi le scolate, le lasciate raffreddare e poi le strizzate. E ecco il risultato. Se la ricetta vi piace, condividete, mettete un mi piace e alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti.